Finora le ha esaminate tutte, con la velocità della luce le ha firmate tutte. Speriamo che questa non la firmi, sarebbe la prima volta. Finora l'unica legge porcata che lui non ha firmato è il decreto Englaro. Guarda caso, l'unica legge ad personam che Berlusconi ha fatto laddove la personam non era la sua. Quando la personam è la sua, il capo dello Stato esamina e firma. Anzi, ci sarebbe da augurarsi che non esaminasse. Uno dice non l'ha vista, l'ha firmata così ma non l'ha esaminata. Invece lui tiene a precisare che le leggi che firma le esamina. La domanda è, ma è in stato di torpore quando le esamina? È sotto anestesia? È un non vedente? Perché altrimenti è incredibile che possano essere passate le leggi che sono passate finora, perché finora è passata la legge più incostituzionale dai tempi delle leggi razziali, e cioè il lodo Alfano. Una legge che stabilisce che ci sono quattro persone che non sono più uguali di fronte alla legge in barba all'articolo 3 della Costituzione. E paradossalmente si vedono bloccare tutti i processi per i reati commessi al di fuori delle loro funzioni. Cioè è un lodo che protegge le cariche dello Stato, ma solo quando delinquono all'infuori dei loro poteri. Quando delinquono all'interno della loro funzione non sono protetti e finiscono davanti al Tribunale dei Ministri. Guardate che è una cosa incredibile, lo cercavo di farlo capire ieri a questo Ghedini, il quale non riesce più a esprimere un concetto che non sia mavalà. E che non riesce ancora a capire la differenza che c'è fra un procedimento penale e una causa civile, che è una cosa drammatica. Fino a dire che uno viene condannato quando perde una causa civile, ho dovuto dirgli, si dice soccombente, mi meraviglio di lei, non di Castelli, ma di lei sicuramente. Pensavo che fosse laureato almeno, che di Castelli sappiamo che è laureato, ma in un altro ramo, ingegneria elettronica, esperto in abbattimento di rumori autostradali, quindi ministro della giustizia proprio ad honorem, no? D'ufficio direi. Ma Ghedini dovrebbe essere laureato in diritto, no? E che non riesca a capire la differenza che c'è fra uno che perde una causa civile e una condanna penale è abbastanza difficile, è abbastanza complicato, anche perché poi lui non riesce a capire la differenza che c'è fra un fatto di diffamazione e un fatto di mafia o un fatto di corruzione. Per lui uno che critica troppo è come uno che ruba. Io personalmente, se fossi stato condannato per diffamazione, sarei orgoglioso delle mie condanne, visto che di solito mi occupo di criticare della gentaglia che fa schifo, però non ne ho nemmeno di condanne per diffamazione, quindi dato che per la quarta volta in un mese mi hanno dato del condannato, mi sono portato la fedina penale e gliel'ho sbattuta in faccia, così almeno la prossima volta imparano. Ma chiusa la parentesi, il lodo Alfano protegge Berlusconi soltanto se ammazza la moglie, corrompe Mills, corrompe la Guardia di Finanza, accumula fondi neri, ruba bestiame, non lo so, questo escludo che l'abbia fatto, ma è uno dei pochi reati che si possono escludere in partenza a suo carico. Altri non mi sentirei di escludere. Forse il furto di bestiame l'ha vigiato, ecco, quelli sono esclusi. Mentre invece se prende l'aereo di Stato con qualche mignotta o con il bagaglino o con qualche menestrello o ballerina di flamenco, quello che pure è un reato commesso in esercizio delle sue funzioni, quello non è coperto dal lodo Alfano, tant'è che il procedimento andrà avanti al Tribunale dei Ministri. Purtroppo è quello di Roma, quindi la possibilità che un potente venga condannato a Roma è direttamente proporzionale a quella del cammello che entri nella cruna del lago, cioè è proprio praticamente impossibile. Però non si è mai dato in natura il caso di un potente condannato a Roma dal Tribunale dei Ministri poi, però comunque potrebbe sempre esserci un primo caso. Questa è la prima legge che è stata esaminata e firmata con la velocità della luce. Un'altra è quella che punisce più gravemente l'immigrato clandestino rispetto al cittadino italiano nel caso in cui commettano esattamente lo stesso reato. I reati vanno puniti a seconda della loro gravità, non a seconda del colore della pelle di chi li ha commessi. Se il reato... Io non ho nessuna simpatia per gli extracomunitari delinquenti, esattamente come non ho nessuna simpatia per gli italiani delinquenti o per i finlandesi delinquenti o per gli americani delinquenti, gli australiani.
italiani delinquenti. Voglio che chiunque rapina una banca portando via 6 milioni di euro venga punito con la stessa pena. Punto e basta. Invece questa porcata, firmata dal nostro capo dello Stato con la rapidità della luce, contenuta nell'infame pacchetto sicurezza, che nessuna sicurezza ci dà se non quella di essere diventati un paese razzista, stabilisce che io che rapino la banca portando via 6 milioni di euro, becco 6 anni, mettiamo. E l'extracomunitario clandestino che rapina la stessa banca portando via gli stessi 6 milioni di euro, di anni ne becca 9, perché lui è negro, mentre io sono ariano. È una vergogna che non si ricordava dai tempi delle leggi razziali di Mussolini. Altra porcata. La legge che stabilisce il reato di clandestinità. Questa non è una porcata per le conseguenze che avrà, perché non avrà nessuna conseguenza, per fortuna. Infatti non è cambiato assolutamente nulla da quando è stata varata, né cambierà nulla in futuro. È una porcata concettuale, nel senso che il reato deve essere un fatto che punisce, deve essere una punizione per una persona che ha fatto qualcosa di male. Il fatto di trovarsi in Italia non può essere un reato, perché che male fa uno che si trova in Italia? Niente. Dice: ma poi potrebbe rubare. Benissimo, lo puniamo quando va a rubare, ma prima che vada a rubare non ha fatto niente di male, quindi non si vede per quale motivo bisogna punire una persona soltanto perché viene da un altro paese, se non ha ancora fatto niente. Se poi aggiungete che in Italia ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono in Italia clandestine e che lavorano, costruiscono le nostre case, assistono i nostri padri, i nostri nonni, accompagnano i nostri figli a scuola, fanno le pulizie nelle nostre case, spesso quando noi non ci siamo nemmeno, e sono clandestini per la semplice ragione che abbiamo una legge demenziale, che è la legge Bossi-Fini, che li costringe ad essere clandestini. C'è un discreto equivoco che accomuna nella stessa dizione clandestini categorie diverse di persone, e cioè fondamentalmente due: quelli che vengono in Italia per delinquere e che vanno severamente puniti, non espulsi, vanno arrestati e messi in galera. Sapete che quando uno viene espulso le condanne che ha subito nel suo paese non valgono in quel paese dove ha commesso il reato non valgono nell'altro. Se un rumeno stupra una ragazza e poi viene mandato in Romania, mica sconta la pena in Romania. In Romania la condanna non vale, vale in Italia. Infatti che cosa fanno? Li condannano, li espellono in Romania, quelli arrivano in Romania, prendono un autobus e tornano in Italia. Tranquilli. Cambiano nome e così quella condanna là non vale più perché si chiamano in un altro modo. Quindi questa storia delle espulsioni dei delinquenti è una follia. Tu, per far paura all'extracomunitario che vuole venire in Italia per delinquere, devi garantirgli la galera assicurata, non puoi garantire l'espulsione. Se garantisci l'espulsione, quello dice: bene, allora vengo, è il paese giusto per me. Nella stesso calderone noi ci mettiamo appunto quelli che sono clandestini e che lavorano e che non possono regolarizzarsi, perché in base a una legge astutissima fatta da due menti superiori, Bossi e Fini, si sono messi insieme perché è un trust di cervelli che ce ne vogliono due per farne mezzo, hanno stabilito che se uno trova un lavoro in Italia non è che va a regolarizzarsi perché ha trovato il lavoro, no, appena trova il lavoro deve tornare nel suo paese, aspettare le quote, cioè aspettare di essere chiamato e avviare delle procedure complicatissime che durano anni, durante i quali naturalmente quello che gli ha dato il lavoro nel frattempo ne trova un altro di clandestino pronto a prendersi il suo, e quindi quello il lavoro lo saluta. Ecco perché nessuno segue la trafila, perché una volta trovato il lavoro te lo tieni stretto, anche perché di solito chi te lo dà è uno sfruttatore, un pezzo di merda che non ti vuole mettere in regola perché ti vuole sottopagare e non vuole pagarti i contributi.